Sì, buonasera a tutti, vedo e benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama Il Tarocchi di Manuel Sciacallo. Oggi ho deciso di fare un nuovo video e ho deciso di utilizzare un nuovo mazzo di carte che non sono tarocchi ma sono sibille. E ho deciso di fare questo video contenente la sfera sentimentale e affettiva di voi, no? Queste la Sibilla della del Negro che ho acquistato della del Negro, no? Che è dell'Ottocento. Oggi andrò a chiedere alle mie Sibille se ci sarà un ritorno della persona amata. E in aggiunta, come carte consiglio, sto usando l'Oracolo degli Angeli del Cuore di Doreen Virtue. Allora, andiamo a mescolare le carte e farò tre mazzetti da sette carte ciascuno. Sette più una carta degli angeli del cuore. Primo mazzo di carte mescolato. Adesso andiamo a mescolare le carte degli angeli. L'oracolo degli angeli del cuore. Allora, andiamo a comporre i tre mazzetti da sette carte ciascuno. Sette più una carta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Uno, due, quattro, cinque, sei e sette. Secondo mazzetto, allora. Uno, due, sei e sette. Allora, poi una carta degli angeli del cuore per mazzetto, mazzetto 1, mazzetto 2 e mazzetto 3. Adesso andiamo a togliere i mazzetti, così i mazzi di carte che non vi servono più, così potete vedere meglio i mazzi di carte. Allora, si vedono, sì? Allora, mazzetto 1, mazzetto 2 e mazzetto 3. Prima di scegliere, come sapete, dovete pensare inizialmente alla persona che amate. Allora, mazzetto 1,
mazzetto 2 e mazzetto 3. Fate la vostra scelta, che io intanto comincio a mettere da parte mazzetto 2. Allora, la carta consiglio la mettiamo da parte, modo che, e vediamo che cosa ci dicono le sibille. Allora, qua 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, 2. Uno, due, tre e quattro, cinque, sei e sette. Allora, prima carta dispiacere, seconda carta stanza, terza carta denaro, quarta carta allegrezza al cuore, quinta carta l'amica, sesta carta bambino e settima carta nemica capovolta. Allora, in questo rapporto di coppie, diciamo così, è successa una situazione che, allora, non dura il dispiacere per cattiva, non dura il dispiacere per una cattiva notizia, penso potresti avere novella di notizia. Ok, notizia, vabbè. Allora, in questo rapporto, diciamo, è successa qualcosa che vi ha portato un dispiacere. Magari può essere che avete saputo qualcosa, tipo che il vostro partner, diciamo così, mi potrebbe aver tradito, diciamo, no? Oppure, se ci siete persone che siete in una situazione di un rapporto di extraconiugale, diciamo così, potrebbe essere che la persona o lei che state pensando, maschio o femmina che sia, abbia scelto di ritornare da lei, oppure che praticamente vi ha tenuto nascosta questa cosa, questa doppia vita che aveva lui, no? Allora, invece la stanza dice io. Se nella stanza del cuore qualcosa, una risposta certa avrai da prossimo. Invece la carta della stanza può indicare che dopo questo dispiacere vi siete, come dire, chiusi, nel senso che chiusi dentro voi stessi, avete combattuto con il vostro dispiacere e siete riusciti, come dire, ad andare avanti. Oppure che con la stanza sempre che avete avuto, tipo, dopo questo dispiacere avete avuto. Questo dispiacere ha portato a una leggerezza che avete fatto voi, che avete avuto un incontro con qualche altra persona che all'interno della vostra casa, no? Oppure può indicare anche, siccome nella carta della stanza c'è l'asso di quadri, di denari, nel senso che avete avuto anche qualche incontro, un nuovo inizio con qualche altra persona a livello che avete conosciuto, che questa persona potrebbe essere anche
un vostro collega di lavoro che aveva, cioè, un vostro collega di lavoro dove l'azienda che potete lavorare, oppure questo dispiacere potrebbe anche essere dovuto al fatto dello spostamento che lui ha fatto per lavoro, e questa cosa a voi vi ha creato un dolore, diciamo, no? Allora, quindi siccome lui si è spostato per lavoro, e poi c'è la carta del denaro, no? Può essere che è andato fuori per lavoro, o qualcuno della vostra famiglia vi ha donato un'eredità, perché la stanza può indicare anche il luogo domestico. Quindi può essere anche che gli è stata data, come dire, un'eredità, no? Dopo questa inizialmente difficoltà, c'è stata con la carta dell'allegrezza al cuore, cioè che voi avete gioito, no? Che avete potuto sistemare, grazie a questo dono, alcune difficoltà, no? E poi vi siete, come dire, diciamo così, lasciati un po' andare, no? Perché sono nati di nuovo i sentimenti con questa persona dopo questo lavoro, perché è ritornata da voi, no? E voi siete stati felici dopo, con la quinta carta, che è l'amica, c'è stata l'intrusione di una persona a voi cara, che può essere una vostra sorella, una vostra amica fidata, a cui avete raccontato l'episodio, che vi ha aiutato, come dire, a far sì che voi avete risolto i vostri problemi. Può essere anche l'amica, può essere anche una mamma, attenzione. C'è una persona molto vicina a voi, che voi avete raccontato i vostri problemi, e ha fatto sì che poi risolvevate queste problematiche. Poi la carta del bambino, la peschiera di ingenuità, la carta del bambino può indicare o una gravidanza, oppure che voi siete state, siccome per colpa questa persona potrebbe aver visto che voi siete, come dire, un po' ingenui, no? E si è preso il gioco di voi, della vostra buona fede, diciamo così, no? E quindi poi ci è arrivato l'ultima carta, c'è la nemica capovolta, che questa persona che ha visto la vostra ingenuità con la carta del bambino vi ha abbindolato, no? Diciamo che ha finto di essere prima ha fatto la parte dell'amica, e dopo vi ha, diciamo così, preso in giro, no? Vi ha usato fino a quando gli facevate comodo, per arrivare al suo scopo personale, che è quello di prendersi il vostro uomo o donna che sia. Comunque, io con queste carte, la prima stesa è abbastanza positiva, solo che c'è stata in questa coppia l'intrusione di questa persona, che significa che abbiamo, come dire, questa persona che prima era amica vostra vi ha tradito con il vostro compagno, c'è stato un tradimento. Ma non escludo in questa stesura il ritorno della persona che voi amate. Adesso andiamo a vedere. La carta consiglio: fai attenzione alle bandiere rosse. Ci sono segreti che ti mettono in guardia.
La carta degli angeli del cuore si sta avvicinando, si avvicina praticamente alla carta della nemica. Cioè, che in questo rapporto c'è una persona che si finge di essere amica vostra, ma invece è contro di voi, è invidiosa di voi. Quindi dovete scegliere voi, dopo un'attenta analisi, capendo chi è la persona che si stanno riferendo le carte, così potete prendere la cautela giusta, diciamo, per far sì che se c'è stato un allontanamento, vi andrete a riprendere il vostro uomo o la vostra donna che sia. Comunque, poi mi fate sapere come sempre nei commenti. In questa stesura all'ultimo c'è stata una questione di doppiezza che vi hanno fatto il doppio gioco fingendo della vostra buona fede, come ho detto prima. Allora, ok. Quindi dovete stare molto attenti, no? Allora, secondo mazzetto è questo di qua. Secondo mazzetto, ecco. Andiamo. Uno, due, tre. Quattro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Allora, per chi ha scelto il secondo mazzetto, allora, prima carta, Gran Consolazione Capovolta. Seconda carta fedeltà, terza carta falsità, quarta carta l'ammiratrice, quinta carta militare capovolto, sesta carta la morte capovolta e settima carta la superbia. Allora, in questo tipo di stesura, la seconda, in pratica c'è stata una situazione che è successo nel vostro rapporto un episodio che vi ha fatto veramente soffrire, che magari può essere che siete stati di nuovo traditi da questa persona. Poi con la carta della fedeltà del cane, o voi continuate ad essere fedeli a questa persona credete di aspettare che aspettando si possa risolvere questa situazione, oppure che un'amica vostra, qualche amico o qualche persona che vi vuole veramente bene, vi ha dato una mano ad uscire da questa situazione che vi ha creato veramente tanto dolore. Poi, c'è intorno a voi, c'è con la carta della falsità qualche persona che vi fa il doppio gioco, cioè che vi sta cercando di ingannare. Siccome la carta della falsità si riferisce a quattro di denari, o vi sta sfruttando economicamente, oppure nel senso che vi sta usando per arrivare al vostro uomo o donna che sia, ma io non escludo in questa stesura anche che voi avete a che fare con una persona anche bagnata, perché c'è la carta della fedeltà me lo indica, oppure anche la falsità che ci sono in questo tipo di la seconda stesura e ci sono cose nascoste e non dichiarate. Poi l'ammiratrice,
può essere o che qualcuno è segretamente innamorata o innamorato di voi, o che farete una nuova conoscenza, o che magari può essere anche che anche se lui o lei è impegnata in un'altra relazione, può essere che o che è innamorata, i sentimenti li prova lo stesso, oppure che, come ho detto prima, farete un'altra conoscenza, diciamo così, no? Conoscerete un'altra persona in modo che potete uscire da questa situazione. Allora, poi con il militare capovolto, può essere anche che questa persona ha avuto problemi giudiziari, no? Oppure che siete in via di un divorzio per quello che avete scoperto, no? E anche se siete innamorati, avete chiesto il divorzio, può essere anche che vi siete andati in via legale, no? Il militare può indicare le forze dell'ordine o questioni giuridiche, diciamo così, no? Quindi può essere che vi è arrivata una notizia, o che lui ha problemi giudiziari, o che vi sta chiedendo il divorzio per quello che ha scoperto, diciamo così. E questa notizia che mi è arrivata grazie al suo militare, grazie al suo militare, con la morte capovolta, ha portato un cambiamento drastico nella vostra vita, cioè nel senso che sta creando veramente una sofferenza atroce. E poi con la carta della superbia sta succedendo tutto questo per una questione di orgoglio, la superbia che non si vuole abbassare e non vuole fare capire quello che prova, anche se è stato deluso, perché è stato deluso, siete stati delusi. Stiate usando un comportamento di indifferenza, anche se io non escludo che i sentimenti li trovate con la carta dell'ammiratrice e della fedeltà soprattutto. Ma lui non è fedele comunque. Soldi e lavoro. Capovolto. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Allora, questa carta la possiamo abbinare benissimo al militare, cioè si vuole dire che questo fatto che o avete chiesto il divorzio oppure che avete chiesto il divorzio, diciamo così, vi stanno. Questa situazione vi sta costando parecchio denaro, no? Oppure con questa carta gli angeli vi stanno dicendo che in questo momento ulteriormente avete anche che questa storia potrebbe essere stata chiusa anche per le difficoltà economiche, no? Che si sono create grazie, come dire, alla vostra superbia, no? Siccome siete orgogliosi e questa mostra che avete fatto anche potrebbe essere che avete chiesto il divorzio, vi sta creando delle difficoltà economiche. Comunque, poi mi fate sapere sui commenti se vi ritrovate nella stesura. Secondo mazzetto abbiamo terminato. Il terzo mazzetto, terzo e ultimo mazzetto invece. Allora, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7.
Allora, prima carta speranza, seconda carta il nemico, terza carta leggerezza, quarta carta gelosia capovolta, quinta carta costanza, sesta carta omaggio di preziosi capovolto e settima carta gran signore. Allora, qui c'è stata una situazione che in passato che vi ha fatto perdere con la speranza capovolta, vi ha fatto perdere speranza, cioè nel senso che voi tipo potreste essere che vi siete stancati dopo che siete venuti a sapere dell'ennesimo comportamento scorretto del vostro partner, no? Tutto questo è stato architettato dal nemico, che è un giovane castano, che è il cecca di fiori, che può essere anche che si riferisce a livello lavorativo, perché cecca di fiori significa, cecca di fiori significa il bastone, no? Come nei tarocchi. Significa che lui agisce alle vostre spalle, non si fa vedere. Ma esiste un nemico, quindi qualcuno ci ha messo lo zampino nel vostro rapporto e ha fatto sì che si spacciasse questo rapporto, no? Oppure con la carta della leggerezza può essere che il vostro uomo o la vostra donna è una tipa molto leggera che prende la vita come viene. Con la carta della leggerezza significa anche che lei non, o lei o lui non vuole dei legami veri e propri e vuole essere lasciato in pace, diciamo così, per vivere come meglio crede, insomma, no? Che non vuole legami e vuole fare la sua vita come meglio crede. Invece la carta della gelosia capovolta può essere che voi avete adottato un comportamento abbastanza possessivo, e lui essendo che è una persona che non vuole legami, oppure vuole essere lasciato libero, ha fatto sì che la vostra gelosia lo ha fatto allontanare. Oppure viceversa, o che il compagno vostro è stato molto geloso dei vostri comportamenti che voi avete adottato, e quindi voi vi siete allontanati, c'è stato l'allontanamento. Allora, con invece con la costanza, con il 10 di cuore, la costanza richiede pazienza, che con pazienza potreste di nuovo avere notizie o ricevere, come dire, le vostre riconoscenze, no? Può essere anche che questo, con la carta del omaggio di preziosi capovolte, significa che voi in questa storia avete perso del denaro, no? Che praticamente questa persona potrebbe anche avervi spurtato, no? Perché può essere che anche stavate bene economicamente e vi usava per denaro, diciamo così, no? E quindi poi, gran signore, con la carta del gran signore, signore, buon protettore, ricco e generoso. Allora, siccome vostro padre, il gran signore, può essere il vostro padre, può essere, siccome vi vuole bene e vi ha dato una mano per uscire da questa situazione, no? Siccome infatti mi conferma che voi stavate bene economicamente, un vostro padre vi ha aiutato ad uscire dalle vostre difficoltà, no? Come un fattore economico può essere il vostro padre, perché vi protegge e vi ha fatto sì che voi potevate uscire da questa bruttissima situazione che eravate cacciati.
Comunque, io in questa stesura escludo pienamente il ritorno, perché anche se dovesse tornare non è una persona affidabile e quindi vi dovete rimanere dove siete. La carta degli angeli del cuore è ritirarsi capovolta. È tempo di staccarsi dal mondo. Cioè, in pratica, questa carta mi stanno dicendo gli angeli del cuore che voi con questa carta non riuscite a smettere di pensare a questa persona. Cioè, magari può essere per rabbia o perché siete ancora innamorati, perché con la carta della coscienza voi ancora sperate. C'è cioè come se state aspettando delle notizie, in poche parole, no? Che ancora sperate, tipo, che lui possa tornare, lui o lei possa tornare, ma comunque, anche se dovesse tornare, voi dovete stare molto attenti perché non è una persona molto affidabile, no? Comunque, questa carta vi sta dicendo che ancora voi non riuscite a smettere di pensare a questa persona e desiderate proprio il ritorno, ma dalle carte, sinceramente, io non lo vedo una persona tanto sincera, ma potrebbe anche trattarsi di una situazione, come dire, extraconiugale, oppure che lui potrebbe tornare solo per fare i suoi scopi, ma l'amore non c'è, non lo vedo, non è una questione d'amore, può essere anche che c'è solamente attrazione fisica e neanche perché lui non vuole impegni, lui o lei non vuole impegni seri con voi, ancora non è pronto per affrontare una storia seria, oppure ci sono delle situazioni che lo bloccano, quindi quello che state aspettando voi non è possibile. Allora, io dopo questo video, no, dopo questo video, dopo questo mazzetto, scusate, ho finito e vi do appuntamento al prossimo video. E vi ringrazio a tutti i nuovi iscritti e a tutti quelli che si stanno rivolgendo a me per un consulto privato. Comunque, chi mi volesse iscrivere per un consulto privato, può mandare un'email a nele84231@gmail.com. O mi puoi scrivere alla mia pagina Facebook che si chiama Magia e non solo. Mi mandate un messaggio così io vi rispondo e vi metto in condizione di avere un consulto privato con me. Vi invito nuovamente a iscrivervi al mio canale, a tutti quelli che ancora non l'hanno fatto, e di attivare la campanella. Vi ricordo che lascerò tutto in descrizione sotto il video dove c'è scritto descrizione e vi auguro una buona continuazione di serata e vi do appuntamento al prossimo video. Un abbraccio da Manuel.